A Romeo Neri, per il 30° turno del campionato di Serie D Girone D, si affrontano Rimini e Bagnolese. Gli ospiti sono alla ricerca di punti salvezza. Il recupero non ha giovato al team del tecnico Gallicchio, che ha visto la sua squadra sconfitta mercoledì nel derby con la Correggese. Il Rimini invece cerca di agguantare la zona playoff, anche se ad oggi non esiste ancora l'ufficialità ad opera della Lega. In tribuna si vede anche Salvatore Bagni. La gara arbitrata da Boabit di Prato, coadiuvato a Dervisi di San Benedetto del Tronto della stessa sezione Moretti. Si ricorda l'anniversario della scomparsa del compianto presidentissimo Vincenzo Bellavista. Prima del fischio d'inizio, il quadro ricordo consegnato alla signora Bellavista insieme a un mazzo di fiori. L'inizio di marca ospite Davide Calabretti mette al centro per Zekov, che non inquadra lo specchio della porta. Il Rimini replica dalla bandierina e cross di Ricciardi chiama alla respinta l'incerta Aurelli. Il pallone carambola sul piede caldo di Ambrosini, che in questo caso alza la mira. La Bagnolese si rende pericolosa da rimessa laterale, assist diretto per la testa di Zekov che mette al lato. Il Rimini con il suo mentore Ricciardi innesca da calcio piazzato Vutai, tiro sporco ribattuto sul piede di Gomis, la cui conclusione viene deviata in corner. Ma il gol nell'area arriva dal migliore del Rimini in questo pomeriggio, ovvero Luca Ricciardi, classe 89, si ricorda che il piede fatato lo possiede anche lui, ed ecco che si porta avanti il pallone e trova l'angolo vincente alla sinistra di Aurelli. Davvero un gran gol per l'ex fermana. Il Rimini prende coraggio e preme sull'acceleratore. Simoncelli scodella al centro. Ambrosini risulta precipitoso anche in questo caso. Prima del duplice fischio, Ricciardi vede respinta la sua punizione. Lugnan imita il compagno ex fermana con un gran tiro che sfiora il raddoppio. Squadre a riposo sull'1-0 per i padroni di casa. Nella ripresa, neppure il tempo di sedersi in tribuna, che dopo 43 secondi gli ospiti pervengono al pareggio. Bravo in fase di penetrazione Notari, che mette al centro un perfetto assist per la corrente Daniele Calabretti. Deviazione sotto misura per l'1-1. Bagnolese che dunque ristabilisce la parità in campo. Il Rimini in fase offensiva si diverte. Lo scambio Butai-Arlotti porta al tiro l'ex Monopoli. Conclusione ribattuta in corner. Ma proprio da questo angolo nasce il nuovo vantaggio biancorosso, prodotto sull'asse destra per il traversone preciso al centro dell'area di rigore, dove Vutai non tradisce l'appuntamento con la rete, meritando gli applausi e gli abbracci dei compagni. Ancora una volta protagonista l'attaccante, miglior finalizzatore in stagione del Rimini. La Bagnolese reagisce a questo colpo di testa in formato che si perde al lato e con la punizione dell'ex Rimini scappi respinta di pugno da Dorni, ma lo stesso portiere viene impegnato quando Bertozzini chiama al tuffo quest'ultimo. Adorni respinge sui piedi Silipo, che mette incredibilmente a lato. In avanti il gioco del Rimini produce movimenti più interessanti, l'apertura per Ambrosini, il cui tiro fa gridare al gol, è davvero da applausi. Gol che invece trova la Bagnolese ancora una volta con un'azione rocambolesca, i pari questa volta è a cura di Bertozzini. Rimini che si fa sorprendere dalla squadra ospite. Si riprova la formazione di Mastro Nicola con la conclusione di Sambu, che non reca problemi agli ospiti. Applaude in tribuna anche la signora Bellavista. I biancorossi insistono nel forcing finale. Qui Vutai protegge ottimamente la sfera, ma spara in bocca ad Aurelli. Si lamentano i biancorossi anche per un fallo di mano di Formato, ma in verità il giocatore tocca il pallone con il petto, come ci dimostra il replay dell'azione in corso. È la volta del neo entrato Casolla, che davanti ad Aurelli si lascia ipnotizzare da quest'ultimo. Nel finale viene espulso Gomis, gomito largo per lui, secondo cartellino giallo e dunque Rimini in 10 uomini. Nel finale rischio beffa per il Rimini quando Silipo trova questo tiro insidioso che spegne di poco al lato. 2-2 il finale, il Rimini spreca l'occasione per staccare i pass playoff, ammesso che si giochino. La Bagnolese allunga di una lunghezza sul duo Sasso Marconi Marignanese, entrambe uscite sconfitte in questo turno.